E tu splendi di Giuseppe Catuzzella, Controvento di Federico Pace, Il coraggio di vivere di Simone Olianti sono i tre libri finalisti dell'edizione 2020-2021 del premio letterario Vallombrosa promosso dal Rotary Club Firenze Val di Sieve. La terna è stata annunciata in regione. Il premio da anni si prodiga per la promozione del territorio di Vallombrosa, il sostegno alla cultura e la valorizzazione dei giovani. È espressione dell'identità toscana, un giacimento culturale di valore inestimabile, ha detto il presidente della regione Eugenio Giani. Vallombrosa da più di un secolo, da quando Giovanni Gualberto, una delle figure più straordinarie della spiritualità toscana, andò, lui uomo che era espressione di una delle più autorevoli famiglie fiorentine, andò eremita in quella valle boscosa che poi a 1000 metri d'altezza rappresentava l'espressione di questo straordinario patrimonio naturale che è il Prato Magno. Vallombrosa è un riferimento nella vita spirituale, ma anche turistica, anche di richiamo della Toscana diffusa nei suoi luoghi più belli e di maggiore potenzialità anche per il biglietto distintivo che caratterizza la Toscana.